Allora, siamo alla parte della nostra trasmissione con Stefano Zara. Ben ritornato. Ben ritornato. Allora, parliamo adesso di come invece le cose necessariamente sono cambiate di necessità virtù, come potrebbero continuare nel loro cambiamento e come ci volgiamo verso una civiltà più digitalizzata, digitale, ma anche orientata verso nuove esigenze e nuovi consumi. Allora, prima cerchiamo di capire che cosa è cambiato, lei ha dei dati molto interessanti, poi questo come può trasformare anche l'economia e poi se è possibile ritornare indietro, perché chi invece è legato alle attività, al proprio business, legato alle attività precedenti, alla vita precedente, vuole ritornare tale e quale come eravamo prima e quindi capire se questo è fattibile, possibile, come, in che termini. Allora, innanzitutto, dalle sue dati, che cosa è cambiato? Beh, c'è un vecchio detto che si usa in finanza, di guardare dove va il denaro per capire come si muoveranno le cose. Noi abbiamo sempre detto che questa, quando sentiamo quella definizione un po' letterale, un po' abusata, del fatto che niente sarà come prima, è una drammatizzazione della situazione attuale. I cambiamenti indotti però sono di portata indubbiamente tale da far sì che le cose che da oggi in poi, le situazioni, il mondo in cui vivremo saranno ovviamente diverse rispetto a prima. Abbiamo imparato questa onda tecnologica in cui ci siamo trovati, che ha cambiato sia il consumo che la produzione, impatta sul lavoro. Quindi i 20 milioni di disoccupati che sono stati evidenziati dai dati americani di questi giorni fanno da contraltare ai dati positivi storici vissuti da due regine del digitale, Amazon e Google negli Stati Uniti. Noi abbiamo imparato a casa a lavorare, a studiare, a relazionarsi con gli altri, a far fronte alle nostre esigenze quotidiane. Vedevamo prima dei cluster diffusi da Google, cioè degli agglomerati di dati che Google mette a disposizione degli analisti, che il più 80% dell'e-commerce nel mese di marzo significa che 3 su 4 sono nuovi utenti, quindi 3 persone che non avevano mai utilizzato l'e-commerce l'hanno utilizzato. E la cosa più comprata, dicevamo prima, è la macchina per il pane. Quindi la macchina per il pane, ecco perché tanta farina. Il caricatelefonino o il telefono o lo smartphone, ma è la macchina per fare il pane. Quindi c'è, attenzione, c'è un acquisto di un bene molto tradizionale, perché farsi il pane a casa richiamerebbe le tradizioni, mi faccio le cose per conto mio, però con modalità completamente diverse dettate dalla situazione, per cui mi entro nell'e-commerce, che magari prima non c'ero, per comprare un bene legato alla tradizione invece, quindi è un contro... Noi abbiamo sempre, non dobbiamo sottovalutare mai il consumatore. Un'altra cosa, ovviamente il bene meno acquistato sono le valigie per i viaggi, è ovvio, no? In questa scala di queste cose dobbiamo tenerne conto. Non è semplicemente finita l'emergenza sanitaria, torniamo tutti come prima. Ecco, le abitudini che abbiamo acquisito in queste settimane già ci appartengono. È stato un forzato apprendistato, un'accelerazione verso delle competenze che non erano così diffuse, ma abbiamo imparato a fare operazioni sul nostro conto corrente, a fare gli acquisti per le cose di prima necessità, a pagare i bollettini senza andare alle poste, a fare anche informazioni, acquisire notizie sui mercati finanziari, e prima erano cose prese così. Abbiamo avuto un accesso, un po' legato al fatto che avevamo molto tempo libero, che ci ha consentito di imparare anche di far tesoro di esperienze che non avevamo mai avuto il tempo, il modo o per scelta non avevamo mai fatte prima. Questo taglia fuori quindi delle figure professionali in qualche modo? È stato un uso sociale, diciamo, delle nuove tecnologie, che non impattano solo come dicevo prima, nella produzione, non sono solo patrimonio di aziende, ma questo darà la stura, darà ovviamente forza a quegli imprenditori che non avranno più una scelta da, è una scelta che si impone da sé. L'azienda che
non è nel digitale, è un'azienda che non ha futuro. Ecco, lei dice tra l'altro che anche i colossi del web per necessità stanno aprendo nuove sedi con delle assunzioni relative, perché non solo colossi del web, ma anche di alcuni settori dell'agroalimentare, no? Ma noi vediamo che l'estino americano, la borsa americana, si è retta sostanzialmente sulla tenuta di due dei suoi principali titoli, Amazon e Google. E l'estino dei tecnologici è quello che sostanzialmente è rimasto a quotazioni di livello massimo. Questo significa che chi ha anche, facevo riferimento prima ad aziende del digitale che stanno aprendo sedi anche nel nostro territorio. Nel Veneto Amazon aprirà una sede nella Trevigiana e assumerà circa 1500 persone. Dicevamo prima che il gruppo alimentare che si occupa di conservazione alimentare Bonduelle ha registrato dati significativamente importanti e positivi nel primo trimestre di quest'anno. Si appresta ad assumere e a dare forza alla sua struttura e organizzazione lavorativa. Quindi non sono dati negativi, ma certo un mondo che cambia radicalmente. Di fronte a notizie che riguardano, dicevo prima, mi sono visto a molti seminari in questione, sei a casa, fai formazione, ti informi, guardi, vedi, hai tempo per approfondire certi concetti e accedere a certi contenuti, e sono sempre più convinto che le innovazioni non arrivano né per legge o decreto né basta l'università. Le grandi innovazioni in quasi tutte le economie nascono sempre dagli imprenditori. L'imprenditore che è motore dello sviluppo. Ma è il consumatore o l'imprenditore? Cioè l'esempio che lei ha fatto prima, la pasta del pane, cioè la pasta, la macchina per il pane, perché il pane è sempre stato venduto, per esempio, però sì. Magari uno dice ho più tempo, me lo faccio io, non è che risparmi poi chissà così tanto, ma può darsi che anche risparmi, dipende dal tipo di farina, adesso non ma lo so. Io credo che una volta che hai imparato a farlo, ti rendi conto che dopo tutto non ci vuole così tanto tempo, magari ti piace, magari sei riuscito a farlo anche bene, e quindi hai, utilizzando uno strumento moderno, che è quello di accedere al negozio di elettrodomestici attraverso un canale digitale e comprarti la cosa, fare anche le comparazioni online. E chi se le comprate queste macchine per i pane? Se le ha dovute andare a cercare, ha dovuto e ha fatto un minimo di comparazione tra i prezzi, si è letto anche le istruzioni per capire come funzionano, ha fatto tutte quelle cose che normalmente non fa. Sì. Ha fatto un acquisto consapevole e anche comparativo e ha messo in moto una filiera che prima era sostanzialmente inespressa. Benissimo, ma l'imprenditore qui che ruolo ha avuto? Non ha avuto il suo ruolo sostanzialmente? Allora, ma l'imprenditore queste cose le capisce, quindi e se le capisce a talento ha capito che la sua azienda non può... Ah, ma finito l'emergenza, torno a fare quello che facevo prima, nel modo in cui lo facevo prima. Tornerei a fare quello che facevi prima in un modo diverso da come lo facevi prima. Se hai talento e intuito lo capisci, altrimenti la tua azienda è destinata a vendere sempre meno. Assolutamente. Quindi bisogna accogliere il cambiamento e strutturarsi in questo. Ma questi cambiamenti sono molto rapidi, molto veloci e... Sì. Può essere rischioso. Quando uno compra azioni in borsa, chi non capisce, cioè, normalmente la persona che non capisce di finanza, prima di comprare una cosa in borsa, va a vedersi l'andamento di quel titolo, di quell'azione, quindi vede il suo passato. In realtà un operatore professionale di quell'azienda, se la compra oggi, guarda il suo futuro. È quello che dobbiamo imparare a fare. Sei capace di guidare la macchina guardando lo specchietto retrovisore? No. Poi quello che stiamo facendo è quello che fanno normalmente gli risparmiatori. Guardano le cose e le valuta in funzione di quello che hanno fatto fino ad oggi. Quindi il loro passato. Quindi questo è importante, ci dà alcune coordinate, ma è fondamentale, chi fa finanza in maniera professionale lo sa, è importante che quando compri un'azione, un'azienda, compri il suo futuro. E quindi anche le banche lo fanno, se uno uscisse da quel livore, cioè, molte volte anche un suo fondamento rispetto al credito, capirebbe che nel rapporto con chi dà denaro oggi c'è un rapportarsi diverso rispetto anche al recente passato.
Oggi una banca che sa far bene il suo lavoro si occupa di prevedere il passaggio generazionale, capire che tipo di interazione col digitale ha l'azienda di oggi, se ecco, ce l'ha o non ce l'ha. Sono tutte caratteristiche dell'imprenditore che oggi il credito valuta. Ecco, ma un'azienda, quelle tante aziende che hanno cambiato, sono convertite per esempio nella produzione di mascherine o quant'altro, hanno fatto una speculazione positiva? Ma hanno colto una esigenza, cioè l'esigenza del momento. Probabilmente hanno anche visto che questo tipo di adattamento a un nuovo prodotto non avrebbe stravolto la filiera produttiva, e quindi, ma sostanzialmente è cogliere una necessità del momento e rincorrerla. Ecco. Ecco. Per quanto riguarda invece le notizie che arrivano dall'estero di situazioni, passato un trimestre. Ma c'è parte quello che si sta leggendo sui giornali in questi giorni è sostanzialmente il nervosismo di Trump contro la Cina, le dichiarazioni sul fatto che questo virus è un po' da spy story, della quale non sapremo mai la novità se non fra qualche anno probabilmente. C'è dietro il rimbalzo forte dell'economia cinese e delle economie periferiche. Loro ne sono uscite e ne sono uscite con forza dalla crisi. I dati che cominciano ad arrivare dalla Cina, dal Vietnam, dalla Corea sono dati molto positivi. Non dimentichiamo che il consumo, loro hanno negli anni comunque rafforzato la loro dimensione di consumo interno, non sono più nazioni che vivono sui consumi occidentali, quindi paesi che esportano e basta. Per certi versi noi che non abbiamo fatto questa conversione e ci siamo trovati ad entrare in questa crisi già con le pezze a sedere, ci troviamo in una situazione grande di difficoltà. Ecco, però è vero, lei ha citato la Cina, però la Cina tutto sommato ha avuto una regione della Cina, forse è come uno stato degli Stati Uniti o un paese dell'Europa che ha avuto questa contaminazione, questo lockdown pazzesco, eccetera. Mentre da noi la situazione è diversa, perché da noi tutto il paese è stato chiuso, si è rallentato, tutti gli stati dell'Europa sono stati coinvolti, quindi loro si sono ripresi, sì, ma partendo da una situazione tutto sommato diversa rispetto alla nostra. Quindi può essere di buon auspicio, oppure non dico emulativo, ma vedere la Cina, guardare la Cina o la Corea, o però dobbiamo tenerla bene sotto controllo ma con attenzione, perché noi siamo stati e siamo in una situazione diversa. Noi siamo in una situazione diversa, politicamente diversa, anche gli Stati Uniti che attraversano la loro fase più dura della pandemia. Gli effetti economici del primo e del secondo trimestre saranno negativi sia in Europa che negli Stati Uniti. Quindi si parla di una contrazione degli utili del 25% nei primi due trimestri negli Stati Uniti. La Cina è già uscita da questa situazione, ma parliamo di un paese che si regge sostanzialmente su un'economia di regime aperta al mercato finché vuoi, ma un'economia di regime dove è stato molto più facile imporre delle logiche di lockdown, mentre se tu ti sintonizzi su CNN vedi la signora di che espone il cartello del Maryland, che espone un cartello che dice meglio una libertà pericolosa piuttosto che un lockdown che mi priva di tutti i miei. Cioè è una percezione, è un fatto culturale, e noi in Occidente non passa una giornata in cui non esponiamo al pubblico le nostre drammi, le nostre sofferenze interiori. È una situazione che nelle democrazie è vissuta ovviamente male. Ma questo è un fatto legato al nostro modo. Certo. Nostra cultura, il fatto stesso che siamo non abbiamo mai vissuto privazioni della libertà di movimento, ecco, della libertà di movimento come in questi due mesi. Per quanto riguarda proprio in un minuto e mezzo, due minuti, gli investimenti, su richiesta anche di diversi telespettatori, dove conviene investire adesso? Ma tutti i titoli di Stato, soprattutto quelli italiani, che offrono un rendimento migliore rispetto
ai cugini dell'Unione Europea sono anche garantite dall'Unione Europea. Quindi BCE acquista in maniera massiccia e selvaggia tutto ciò che le banche gli danno da comprare. Quindi titoli di Stato e anche le obbligazioni aziendali in Europa sono sostanzialmente garantite. Attenzione anche per gli investimenti azionari che oggi costituiscono una splendida opportunità, soprattutto in quei settori chiamati ormai con termine abusato disruptive, cioè quelli che delineano una sostanziale linea di demarcazione, di rottura fra il vecchio modo di fare imprenditoria e l'unione, con le nuove soluzioni digitali. Insomma, l'azienda che si pone, fa una conversione della sua catena di creazione del valore verso il digitale. Ok, quindi Quindi tutto quello che è digitale, oppure legate anche alla ricerca medica, alle biotecnologie, sostanzialmente sono ovviamente dei motivi che non sono solo del momento, ma rappresenteranno anche delle tendenze nei prossimi anni. e le start-up? Anche le start-up, ovviamente le start-up a maggior ragione, perché dovranno per forza rincorrere, la start-up è figlia di un'idea imprenditoriale. Si reggerà e quindi il successo della startup soltanto se ovviamente si allineerà a quello che da una parte i mercati, dall'altra parte l'evoluzione stessa io mi ricordo sempre alla fine degli anni 90, sì, inizio degli anni 90, 93, 94, presi parte in un primo incontro in cui ci presentavano internet. E internet viene definito anche da economisti importanti, insomma, come qualcosa che aveva un futuro di tra i 6 e gli 8 mesi, insomma, una moda passeggera. Tanto saremmo tornati comunque a mandarci lettere, a scrivere libri come prima. Ecco, l'atteggiamento di quegli anni, di quei mesi, mi sembra molto simile a quello che si dice adesso, sì, ma la tecnologia, il digitale, le piattaforme online, l'e-commerce, è un qualcosa che c'è oggi perché siamo chiusi, segregati in casa e non potendo andarci di persona utilizziamo che no, attenzione che in psicologia sai che ci vogliono 20 giorni per creare un'abitudine, questa abitudine poi però non viene abbandonata. Quindi attenzione al cambiamento che è qua dietro la porta. Benissimo. Allora, Stefano Zara, noi la ringraziamo come sempre del suo contributo, dell'intervento per averci aggiornato su come stanno andando le cose anche sotto i profili finanziari, economici, insomma come cambiano. E a voi vi ringrazio di averci seguito anche questa sera. Vi rinnovo l'appuntamento come sempre domani e noi ci rivediamo naturalmente prestissimo. Buon proseguimento di serata.